Susi del Giudice, la protagonista di Anime Borbone. Sì, sono Susi del Giudice, la protagonista, assieme al signor grande mio amico Ernesto Maillet. Io interpreto il ruolo di Lucia, questa donna un po' più giovane del marito, anche un po' più stanca di lui, lui molto sofferente di questa cosa, insomma la storia nasce da lì, da questa donna che comunque è amante insomma di queste rappresentazioni anche nella reggia di Caserta. Facciamo queste rappresentazioni, lei coinvolge il marito e da casa per assurdo si vestono di abiti del Settecento e partono da casa un po' buffi. Ma lei l'abbandona per strada? Ecco, perché abbandona questa? Diciamo che è un po' stanca questa Lucia. L'abbandona perché? Perché sto marito c'ha un po' di problemi di prostata e quindi sempre ste pipì. Concedetemi, lei si stanca e lo abbandona per strada. E da lì inizia tutto, perché voglio dire, tutte le peripezie di lui, comprese quelle insomma di Lucia, fanno tutto il film, ma contemporaneamente la rappresentazione a cui loro dovrebbero partecipare continua all'interno della reggia, ma senza di loro, senza il protagonista che è il cocchiere, mio marito, è Vincenzo. Niente, lei si pente, ritorna indietro, vuole cercarlo, ma lo trova Vincenzo, forse si ritroveranno nella reggia, questo non si sa, non ve lo posso dire. Lei è casertana? No, io sono di Napoli, napoletana, vivo a Roma da tanti anni, ma la campagna è sempre stata la mia. Un giudizio su queste terre, su questi luoghi? Ma che vi posso dire? Ma meno male che ci siamo noi che le valorizziamo. Venite tutti, venite a Castel Campagnano, venite a Caserta, ci sono dei posti. Non ve ne andate all'estero, è qui che si vive, aria buona, sana e gente genuina come noi vogliamo che sia. Le borboniche, cos'è? Cos'è? Una rievocazione per celebrare innanzitutto questa splendida reggia che Caserta ha l'onore di avere, perché la reggia di Caserta è una cosa eccezionale e i registi avevano in animo di fare un film sulla reggia di Caserta, e il tutto poi è stato condito con una storia piccola, ingenua storia d'amore, ma diciamo che i protagonisti non siamo noi gli attori, ma la protagonista è la reggia. Un viaggio nel tempo? Sì. Sì, un viaggio nel tempo. Anime borboniche sono quelle anime, c'è una battuta nel film che a un certo punto una signora dà un passaggio al protagonista e gli fa proprio questa domanda, dice: ma cosa sono queste anime borboniche? E il protagonista risponde con la sua semplicità, col suo candore: siamo così, siamo romantici, sognatori, siamo poco nostalgici del passato. Ecco, queste sono le anime borboniche, persone semplici che amano per passione fare queste rievocazioni storiche, ma dietro questo, dietro questa maschera c'è la loro verità, e la loro verità è fatta di cose semplici, cose appassionate, cose vere, e questo un po' è il senso del film. Una coppia che vestita diciamo in maniera borbonica cammina per strada, e poi cosa succede? Succede che lei lascia lui per futili motivi, quindi una lite così occasionale, che però apre tutto un discorso, appunto, come diceva Guido, sulla semplicità di queste due persone che poi si ritrovano nello stesso giorno, e quindi però un'odissea tutta da vivere. Vittorio Maione, proprietario del Castello Ducale di Castel Campagnano, molte scene oggi sono state girate qui. Sì, sono state girate diverse scene del film Anime Borboniche. È ovviamente abbinato alla corte di Ferdinando IV. Essendo Castello Ducale un palazzo del Settecento, i registi si sono ritrovati nella location giusta, al momento giusto, anche perché proprio a Castel Campagnano, nel centro storico, e in altri posti di Castel Campagnano sono state girate diverse scene, quindi ci auguriamo che questo film possa dare lustro e bellezza sia al paese di Castel Campagnano che a Castello Ducale. Un'occasione importante quindi per diversi aspetti. Sì, assolutamente sì, perché noi crediamo nella cultura, il cinema è cultura, e abbiamo deciso di partecipare come partner a questo film. Tia Carrea, il suo ruolo all'interno del film qual è? Allora, guardi, come dicevamo anche qui nella conferenza stampa,
Diciamo che mi si può definire un'anima contemporanea, visto il titolo del film, Anime Borboniche, e quindi un po' in contrapposizione con quello che è il fulcro poi del film, dove si rappresenta l'anima di queste persone che si dedicano a queste rappresentazioni senza nessuna, nulla che pretendere, e però all'interno di questa situazione insomma si svolge una storia d'amore in realtà, mentre io sono un personaggio che quest'uomo incontra e io lo raccolgo per strada, quindi gli do un passaggio e in realtà poi colgo quello che sta insomma nella sua sensibilità, che è una persona lì ha litigato con la moglie lo caccia via, però poi lui la cerca comunque. Io mi meraviglio di questo, dico: ma come, lei ti caccia, tu insomma gli vai dietro, e quindi capisco. Poi per una mia storia invece c'è il mio marito che è proprio pazzo, per cui insomma si intrecciano queste storie all'interno della vicenda poi principale insomma. Però è stato molto interessante e soprattutto molto bello poter entrare in questo progetto. Io non ho girato per tutto il film, ma sono stata accolta ad un certo punto ed è stato però molto, molto bello, molto appassionante. Da vedere. E anche i luoghi, devo dire, qui sono meravigliosi, insomma l'accoglienza che ci è stata data, veramente, veramente bella, veramente emozionante. Il Campagnano in particolare? Eh sì, bellissimo, io poi non lo conoscevo, quando salivamo oggi per venire a girare qui, insomma, già insomma, i luoghi, il paese è meraviglioso, devo dire, molto bello, davvero, non mi aspettavo, vabbè, le persone, il luogo anche qui che ci accoglie al momento, insomma, in questo momento, quindi... bello, molto bello, e sarà anche motivo, spero, insomma, di orgoglio per noi, lo è, quindi spero anche per voi. Senza dubbio, grazie. Giuseppe Di Sorbo, sindaco di Castel Campagnano, un'occasione importante per mettere in luce una città straordinaria. Assolutamente sì, un'occasione importante perché abbiamo autori, nomi di fama nazionale, anzi internazionale, che ci hanno dato la possibilità di poter proporre il nostro territorio, che appunto si presta anche a livelli così alti. Un direttore di fotografia importante? Ah, importante, diciamo, lo faccio da tanti anni, e vabbè, oltre a film per il cinema, quest'anno vabbè, ho avuto una candidatura a Davide Donatello con un film che si chiama La Razza, che è girato a Catania. Totalmente diverso da questo che sto facendo, perché è un film su quartieri particolari di Catania, quindi film duro. Quindi il fatto di passare a fare quest'altro tipo di film mi ha fatto piacere, insomma, perché è un cambio, a me piace cambiare molto, insomma. Lei di luoghi ne avrà visti tanti, per lavoro, anche la vita. Un giudizio sulle nostre terre, spesso trattate male? Ma, allora, secondo me il discorso è che a volte si va a guardare, allora la Reggia Caserta è la Reggia di Caserta, ovviamente, però la conoscono tutti, no? A me, per esempio, io sono uno che mi piace moltissimo il paesaggio, i paesaggi, vengo, oltretutto sono toscano di Siena, però diciamo le campagne, quindi a me piace moltissimo gli ambienti naturali. Quindi il fatto che qua queste zone sono molto belle, perché oltretutto mi ricordano anche un po', stranamente, un po' la Toscana, perché non è piatto, non siamo, quindi molto simili. È molto simile, quindi insomma, diciamo, e poi come ovviamente facendo questo lavoro, io so benissimo che ci sono, dipende dai momenti della luce, che, cioè per me è la luce che diciamo si esprime il massimo della, diciamo, della bellezza, no? A volte anche situazioni meno belle diventano interessanti e belle a seconda della luce. Quindi io so benissimo che qualsiasi posto, se c'è la luce in quel momento giusta, radente, perché magari mette risalto, tutto diventa bello. Questi posti si prestano perché sono vari, per cui ovviamente a seconda dei momenti della giornata hanno dei momenti che la luce in quel punto è la luce giusta, è tutto molto bello. Non c'è monotonia. Non c'è monotonia, no, perché varia, cioè se tu ti trovi in un ambiente piatto, ovviamente la luce è quella, non cambia quasi mai, insomma sì, cambia magari
qui invece è giocata sulle ombre, perché poi c'è anche molta vegetazione, quindi insomma, e sono c'è anche storia, però c'è anche storia, certo, una storia molto importante, ovvio. Quindi diciamo, poi la cosa bella di questo, interessante di questo film, è che nei momenti sembra un film in costume, cioè sembra d'epoca, ti dimentichi che se poi, però magari girano con una macchina appunto scassatella, no? Quindi c'è questo contrasto, a me piacciono molto i contrasti, dico la verità, insomma, questo. E che altro dire? Io penso che torneremo a fare delle riprese, come dicevo prima, perché secondo me, proprio per quel discorso, io vorrei far riuscire personalmente ancora di più l'ambiente. Noi siamo stati molto durante questi giorni sui personaggi, no? Mi piacerebbe insomma fare tutto un lavoro di collocarli di più nell'ambiente, quindi noi abbiamo fatto Camera Car. Mi piacerebbe, ecco, che facciamo, oltre a Camera Car, riprendere questa macchina che va in una stradina presa da lontano, che si va su o scende, insomma tutto il lavoro da fare, insomma, proprio per valorizzare al massimo questi luoghi, i luoghi, sì, queste terre, insomma.